Ciao a tutte stelle web, qui è Xingo Stella che parla e oggi siamo qui con un nuovo episodio di una nuova serie, Pokémon Discovery. Allora, questa acronimo mi è stata consigliata da Silver Briae, aka RedTube, aka Pentasilver, cioè non so come ti chiami più su YouTube, ormai proprio i nomi. E beh, ho scoperto che sarei dovuto essere il primo a portarlo in Italia. Il problema è che Axo l'ha fatta in live e quindi mi ha rubato la prima cosa. E questa musica è dannatamente bellissima. Comunque sì, startiamo. Allora, new game. No, devo fare reset. Vabbè, fa lo stesso. Oh, occhio insanguinato, eh. Ah no, Prof. Dunbar. È così buio. Cosa è successo? Eh? Cos'era? Chi è lì? Mostrati! Oppure inizierò a muovere la mia crowbar. Il mio piede di porco, credo che sia. Uno, due. Eh sì! I mean it, non so. E in pratica, in base a come rispondiamo, decidiamo se siamo maschio o femmina, cioè. Se diciamo relax dude siamo maschi, se invece diciamo you can't eat a lady saremo una donna. Bello, mi piace sempre di più questa musica. Comunque, relax dude. Scusa, non puoi essere abbastanza cauto. Comunque, come ti chiami? Straniero? Pff, ovvio. Cioè, come fai a non sapere questo nome? Cioè. Su che pulsante avevo messo? Coso? Tab? No, select. Dove avevo messo select? cose che non dovrei fare. Dove avevo messo select? Control. Perfetto. Bravo. Bravo Xinko. Perché sto usando in pratica il nostro GBA, dato che il Visual Boy non mi funziona. Non chiedetemi perché non ne ho idea nemmeno io, Xin. Oh. 5 start. Quindi il tuo nome è Xinko? Sì. Bene, Xinko, sta attento. C'è una presenza oscura. Cosa intendi dire? Xinko, dietro di te. Corri. Scappa finché sei in tempo. Xinko, Xinko. Wow. Che strano sogno. Ah, svegliati, compagno di barca. Sei in ritardo per il master, non so cosa vuol dire. Ci vediamo di sopra. Meglio se inizio a muovermi per il lavoro. Oh, è vero, c'è un fuso orario. Meglio se metto il mio coso. Vabbè, chi se ne frega dell'orario. Allora, prima di tutto, settaggi. Fast, poi 2, 3. Allora, 3. Oppure la 12, anche carino. No, la 16 mi ricordo un casino di robe. Sì, andiamo per la 16. Cancel. Sempre usata la 16. Quindi andiamo fuori. Mi ha detto che ci dovremmo incontrare di sopra, quindi. Ehi. Non dirgli che sono qua sotto. Ho bisogno di un riposo da tutto quel lavoro, roba del genere. Possiamo già correre, perfetto. Volta. Ah, è così bello vedere un visitatore. Non così tanti marinari si fermano qui. Underway closes. Vabbè. Ah, questo è un luogo di interesse navale. Spero che tu abbia dormito bene, Petty Officer. Sembra che oggi sarà un buon giorno per navigare. Lo spero. Tu, che sembri. Tu. Dove pensi di andare, Marinaretto? Quest'area è chiusa finché non arriviamo nella nuova terra. K, K, K.
Quindi dove devo... Rudy? Quello. Ehi, Xinko! Non sfidarmi, non ho Pokémon. Il comandante Ersang ti sta cercando. Vuole che fai un report da lui immediatamente. Seguimi. Ah, comunque non posso velocizzare, quindi certe scene dovremmo godersi. Sta musica però potevano evitare di farla ripetere, ma vabbè. Nulla è perfetto. Tranne Kingdom Hearts. Meglio tardi che mai, Xinko. Com'è stato il tuo primo deployment? Non ho voglia di andare a cercare. Com'è stato il tuo primo deployment? Com'è andato? Fantasticamente, ne sono sicuro. Sei mai stato in questo museo prima? Guarda. Questo è una creatura antica chiamata Pokémon. Hai sentito leggende su di loro? No, dai. Sono delle creature mitologiche interessanti. Sono come gli animali del nostro mondo, ma con un'abilità strana. Abilità di creare fuoco, acqua, levitare, passare attraverso i muri. Qualsiasi cosa tu puoi pensare. Quindi sono anche in grado di... No, meglio se non lo dico, altrimenti mi segnalano sta cosa per... Non adatto ai bambini sotto i 18 anni. Le possibilità vanno oltre l'impossibile con i Pokémon. Sfinco, c'è qualcosa che voglio che tu abbia. It has been an artifact of mine. Ah, è stato un mio artefatto per tanto tempo. Se andremo in queste isole e incontriamo davvero un Pokémon, voglio che tu lo prenda. Ecco la chiave per la mia stanza. Obtained room key number one. Sarà nel tavolo, non puoi perderlo, va bene. Allora andiamo nella tua... Presto. Compagno di barca, va tutto bene? Sembra come se tu abbia appena visto un fantasma. Beh, sai, è apparsa una donna proprio qui che mi ha detto... Presto. Sai, potrebbe... Potrebbe essere un fantasma, per quanto ne so. Cosa c'è qui? Ah, sei tipo una scuola. Professor Oak, vabbè. Io non sono uno studente, sono un marinaretto. E quindi andiamo a fare le cose che fanno i marinaretti. Non ho idea di cosa fanno i marinaretti, quindi... Chi se ne... Andiamo a fare Sailor Man. Adoro quelle musiche di... E se io facessi così? Vabbè, comunque stanza numero 1 aveva detto. Stanza numero 1, questa. Detto che sono sul tavolo. Va bene, io entro in tutte le stanze, tanto prima o poi la provo, no? Ciao. No, credo fosse un allenatore. Anche se non abbiamo ancora un Pokémon. A quanto pare qui i Pokémon qui non esistono, tra parentesi. Ah, qui. Ho provato un taco. Stai scherzando? Gioco? Un bug. Bello. Vabbè, fermo qui un attimo la registrazione e ci vediamo quando ho risolto tutto. Ok, rieccoci. Proviamo a guardare di qua. Non c'è un cazzo. Allora, quindi dobbiamo cercare la cabina del comandante. Comunque a quanto pare sì, quello era un bug. Room 4. Ecco appunto. Stavo andando nella parte sbagliata. Room 3. 2. Allora questo era 1. Sì. Allora, vediamo un po'. Oh.
Protoball! E che è Protoman? Bene, ora dove dobbiamo andare? Boh, proviamo ad andare sul ponte, magari succede qualcosa, no? O forse proviamo a ritornare dal tizio e dirgli: ehi, abbiamo provato ciò che ci stai cercando. Fantastico, hai provato la Protoball. I ricercatori hanno visto che negli cioè, stavano cercando delle antiche capsule che contenevano mostre all'interno. È stato fino ad adesso che non hanno voluto provare a riprodurli. Finché qua, prima possibile che l'ho sentito, non ho potuto resistere finché. Super efficacia, cos'è che mi ha colpito? Che cavolo è stato quello? Mega Rayquaza? Comandante, meglio se esci da qui adesso. Siamo sotto attacco. Oddio. Cos'è che si sta attaccando? Cinco, incontriamoci fuori. Kappa. Scappa, corri, scappa, c'è la musica epic. Colpi super efficaci, colpi super efficaci. Wow. Corri, Cinco. Cosa sono sti rumori? Ma che Oddio, crepe. Cosa sta succedendo, seriamente? Oddio. Oh, questo sembra orribile, meglio se vado a parlare con il Chief Coso, tizio. Andiamo, 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 corri, scappa, se... Fulmini! Oddio, oddio, evita, evita. Quello era vicino. Meglio se usciamo da questa barca. Oddio. Comandante, come puoi vedere, c'è stata una catastrofe. Cioè, è stato un danno catastrofico al porto. To the port side of the ship. C'è stato un danno catastrofico alla parte collegata al porto della nave. Chiunque abbia fatto questo non voleva che noi arrivassimo in queste lande. Mattiello, quante casualità fino ad adesso. Well, bene, in the Unleashed Baraba Game Center section, as well the SS Eclipse Ship. What? Di che sta parlando? Oggi Sailor. Più di 400. Dobbiamo forse scendere tutti dalla barca. Buone notizie e brutte notizie per quello. Chiunque poteva essere evacuato si trova sulle navi di d'emergenza. La brutta notizia è che la cattiva notizia vuol dire che noi siamo bloccati sulla nave e il capitano sta ancora steering, che è ancora disperso forse, roba del genere. Cosa? Dobbiamo salvare il capitano, ma non ero Latias. Cos'era? Oh no, stiamo affondando. Fulmini. Cos'è successo? Vorrei saperlo anch'io. Cos'è questo? Non me lo fa vedere, vabbè. Sei vivo, Mattiello. Cinco, stai bene? Sì. Capisco come ti senti. Ascolta, Cinco. I know that is very hard to take it. So che questo è duro da capire, ma un sacco di persone sono morte e tantissime altre sono ancora disperse. Non so cosa ha visto, ma penso che questo sia, che quello fosse uno di questi Pokémon. Dorset.
Comunque, vai ad incontrarti con quelli che ho incontrato più avanti. Ci sono un sacco di debris, non so cosa sia, sulla spiaggia, quindi stai attento a dove metti i piedi. E se io ti dico che non voglio... Ciao. Sto cercando di fare un segnale d'aiuto. Grazie. Oh, cosa è successo? Niente, un lateo selvatico ci ha attaccato. Nulla di che. Oh, ciao, mister... Mister Rock. Ciao, Xinko. Sono felice che tu sia vivo, bla bla bla. Allora, mi hanno detto che io adesso sono un sopravvissuto, quindi adesso devo fare tutto ciò che è mio potere per sopravvivere. Aiutateci! Xinko, guarda, è un Pokémon! È ancora quella protoball che il comandante Ersang ti ha dato? Prova a catturarlo, d'accordo. Buona fortuna, Xinko! Bene, vediamo un po' chi sarà il nostro starter. Eevee! Ball! Tanto non ho nulla, quindi ball. Vai, protoball! Uno, due, tre. Oh yeah! Tamed Eevee. Tamed. In che senso tamed? Guardiamo un po' le statistiche di Eevee. Barabam, papapam. Soprannome ad Eevee? Un sopra... è maschio. Ah, perché io voglio... un soprannome per Eevee. Un soprannome per Eevee. Qualcuno che muta forma molto spesso. Personaggio che muta forma molto spesso. Aspettate un attimo, faccio un taglio e penso al soprannome. Vabbè, non ho voglia di inventare un nome, quindi andiamo su robe. Sì, quando non ho idea che nome dare a un Pokémon, lo chiamo sempre Energy. Sempre. Perché mi piace l'energia, vabbè. Oh, bel tempo. Ah, posso muovermi. Wow, quello è fantastico, adesso è un Pokémon. Va bene. Xinko, puoi credersi? Hai appena catturato il tuo primo Pokémon. Fantastico! Vado a informare il professor Dumbard su di questo. Stai attento lì fuori e cerca di trovare altre cose. E poi dopo Oya. Non so cosa vuol dire Oya. Vabbè. Niente Pokémon, vero? Allora. Nessun Pokémon per ora. Bene. Vorrei livellare Eevee, però ho paura tipo di incontrare Pokémon OP. O Pokémon tipo lotta. Scommetto che è un Eevee. No, è un Krabby. Krabby, crack, crack, crack. Let's do it, Energy. Fight, allora. Take all, gross, and attack, tail whip. Tail whip, vai. Quindi indeboliamo la difesa. Mud spot è inutile perché non abbiamo mosse tipo elettro, fortunatamente. Cioè, più o meno fortunatamente, perché in questo caso ci sarebbero utili. E poi... Take all. Oddio, bisciotta. Bisciotta dopo un tail whip. Mi piace. Adesso andiamo a vedere le sue statistiche, perché in qualsiasi gioco a me piace vedere le statistiche, anche se proprio non... Ok, per un secondo tipo di otto. Non è che magari anche questo è buggato, allora. Abilità scappo così. Natural Axe, non mi ricordo qual è, ma non mi interessa. Statistiche. Attacco e difesa molto alte. Va bene. Qual è quella... l'attacco speciale un po' più basso. Vabbè, fa lo stesso. Spero che si possa far diventare Leafeon questo Eevee più avanti. Perché io adoro Leafeon. E voi dovreste saperlo che Leafeon è la mia Eevee Evolution preferita. E se non lo sapete... Perché non lo sapete, scusa. E ormai voglio... Non poteva capitarmi, Krampus. Dai, volevo un bel Flygon, eh. Tail Whip. Alla fine mi sono dimenticato. Ok, io continuo a spammare Tail Whip. Non voglio perdere energy.
Assolutamente non è una cosa che voglio fare. Adesso la rilascia. O forse no, ho detto oddio, mi sono scavato la fossa da solo. Invece no. Che culo. Certe volte anche Xinco. Ma io volevo usare taglio. Io volevo usare taglio. Vabbè. Ok, qua c'è una via. Sapete che vi dico? Mi fermo qui, giusto? Sì, mi fermo qui. Quindi nel prossimo episodio andremo a cercare altri sopravvissuti. Noi ci vediamo con il prossimo episodio. Ciao a tutti.